Mi è capitato ieri sera di prendere parte alla presentazione di un libro su Don Milani, un libro che forse conoscete. Questo libro è scritto da Michele Gesualdi, che è stato un allievo di Don Milani della scuola di Barbiana. Gesualdi è morto, credo, agli inizi di quest'anno, e a presentarlo è la figlia che ha collaborato alla scrittura di questo libro. È stato un mio amico ad invitarmi ed era lui che moderava la serata, ma per me era un'occasione ghiotta, nel senso che Don Milani è stata una delle figure abbastanza centrali della mia giovinezza. Lui è morto che io quasi cominciavo l'università, finivo il liceo, è morto nel 67. Il suo libro, Lettera a una professoressa, che ho letto anche integralmente qui e che ho intenzione di ripostare, per noi di quella generazione è stato un testo importante. Ci ha aiutati a vedere la scuola in un altro modo e a pensare anche alla vita in un altro modo, o perlomeno in un modo diverso da quello a cui eravamo abituati, a cui siamo stati educati. Un libro importante, è un libro importante per ricordare la figura di questo personaggio, per capire la realtà in cui è vissuto e in cui è nato questo testo, come bene poi ha aiutato a fare o ha fatto ieri sera che ha presentato questo libro. Libro che poi è scritto e ricostruisce la storia di Don Milani anche prima di Barbiana. È scritto con il linguaggio volutamente semplice, quasi elementare, ma fatto in modo che possa essere capito da tutti, con cui è stato scritto a lettera a una professoressa. Quindi già nella scelta del linguaggio c'è un'intenzione, una volontà, che è quella di farsi capire. La parola come messaggio, come condivisione, insomma, come qualcosa che funziona nel modo tale che, o in quanto è compresa da tutti, è universale, insomma, non ha bisogno di mediazioni, insomma, non è una parola colta nel senso che sia riservata a pochi intellettuali, è una parola che deve essere usata, deve essere compresa da tutti. Come è stato poi, lo sforzo nella scelta del linguaggio di chi ha scritto la Costituzione a suo tempo. Costituzione poi a cui faceva riferimento costantemente Don Milani, era uno dei suoi argomenti fondamentali, insomma, di insegnamento. Il pregio dei padri costituenti è stato quello di trovare un linguaggio, o di cercarlo, non è una cosa che avviene a caso, un linguaggio che possa essere alla portata di tutti, che possa essere capito da tutti, perché la Costituzione è la carta fondamentale di tutti, su cui si basa lo Stato, insomma, su cui si costituisce, su cui poggiano i pilastri di uno Stato democratico, repubblicano. Linguaggio, scelta del linguaggio. Tra parentesi, la Costituzione anche l'ho trovata letta integralmente da me in questo canale. Cosa che ho visto che non era stata fatta. Stranamente, non ho trovato su YouTube, ma anche in rete, una lettura integrale di un testo così importante come la Costituzione. Chi era Don Milani, insomma, no? Ci ha spiegato le difficoltà, insomma, l'esilio in cui è stato messo questo giovane uomo che aveva poco più di 30 anni, 31, quando è stato mandato a Barbiana, che è un non luogo, nel senso che c'erano soltanto due case, un po' di famiglie sparse per il monte di Montanari, di gente emarginata completamente dalla realtà, insomma, Montanari, Mezzadri, insomma, gli ultimi degli ultimi. E quest'uomo che per le sue idee, insomma, no, quest'uomo che viene da una famiglia nobile, borghese, ricca, intellettuale, destinato a una carriera universitaria. Mi è capitato di conoscere il fratello, il neuropsichiatra infantile, Miranni Comparetti, altra figura, insomma, di personaggio che ha lasciato una traccia
nella neuropsichiatria, nel mondo della neuropsichiatria infantile. Uomo destinato a un futuro di un certo tipo che di fronte a un richiamo della coscienza, a una crisi, insomma, comunque all'insorgere di quella che Lacan direbbe un desiderio, no? Forte, un richiamo, insomma, quindi una vocazione, una missione, insomma, no? Sceglie questa via, insomma, del farsi prete e che però mantiene il suo istinto, come dire, innovatore, rivoluzionario per quei tempi, tale da mettersi contro la gerarchia ecclesiastica e tale di essere mandata in questo luogo, tale di essere mandato in questo luogo, in questo non luogo, diciamo, Barbiana, che non esisteva praticamente sulla carta, insomma. Prima difficoltà che ha avuto è stata quella di trovarlo sulla carta, che viene mandato in esilio, insomma, in qualche modo, per punizione in questo posto, e dove in questo posto riesce a fare quello che ha fatto, cioè riesce a creare e a realizzare un'idea alternativa di scuola che è diventata un modello. Un modello sia dal punto di vista di quello che può essere, quello che può fare l'impegno personale, la fede, la fede, dico, la fede anche nella propria capacità di trasformare una realtà, per grande o grande o quanto piccolo sia, e quanto questo esempio poi possa essere trasportato in una realtà più grande, o perlomeno creare una frattura. E quindi di rimanere lì a testimonianza di qualcosa che diventa quasi un obiettivo ideale poi per una comunità più grande. E di viverlo come testimonianza nel senso di viverlo dedicandoci totalmente alla propria vita. Come sapete, Don Milani è morto giovane, aveva 44 anni nel 67. Quindi siamo un anno prima del 68, insomma, no? E il 68 è anche l'anno in cui succedono molte cose in Italia, in cui cambia anche qualcosa riguardo al mondo della scuola in generale, cambia quello che è il diritto allo studio, un modo di fare. L'operaio può permettersi finalmente di avere il figlio dottore, quindi l'accesso all'università, il presalario. La possibilità anche per gli ultimi di accedere all'università nel momento in cui l'università poi dava anche uno sbocco professionale, insomma. L'università diventa di massa e iscriversi all'università vuol dire in quei tempi anche avere poi la possibilità di uno sbocco occupazionale subito dopo, insomma. Come è successo un po' per noi. Don Milani è noto quindi soprattutto per la lettera a una professoressa, quindi per il suo impegno, per la sua idealità, per quello che riguardava la scuola, in un momento in cui accedere alla scuola voleva dire accedere in qualche modo alla conoscenza, da cui erano esclusi gli ultimi, e la conoscenza, il sapere, voleva dire poter vivere nella società, cioè non essere più emarginati rispetto alla società, può essere meno emarginati. La sua testimonianza è fondamentalmente nell'ambito della scuola, scuola che insegna agli ultimi che non avevano diritti a reclamare i propri diritti, quindi scuola che deve insegnare soprattutto a comprendere, ad esprimersi e quindi a reclamare anche il proprio spazio vitale all'interno di uno Stato che si manifesta democratico e che dovrebbe garantire a tutti una certa uguaglianza, perlomeno per quel che riguarda i diritti e quindi anche l'istruzione, ma anche il lavoro. Don Milani rimane una figura che non possiamo non associare alla scuola e all'idea di scuola che lui ha avuto ed ha realizzato. Allora la domanda mia era cosa o è, rimane, insomma, quanto è stato importante quello che ha scritto Don Milani, cioè questo libro, Lettera a una professoressa, per far conoscere la figura di Don Milani, cioè senza che fosse uscito da quella scuola,
questo libro, questo messaggio, avremmo saputo che esisteva Don Milani e sarebbe stato, come adesso, a più di 50 anni di distanza, sarebbe stato e rimasto una figura di riferimento? Non lo so. Quel libro sicuramente lui non l'ha pensato per diventare famoso, come potrebbe succedere a chi fa delle cose adesso, no? Fare delle cose per piacere, per essere di massa, per diventare popolare. Ecco, credo che la popolarità era l'ultima cosa che gli interessava. A lui, come testimoniava la Gesualdi ieri sera, insomma, interessava essere e realizzare quell'idea per cui si era fatto prete, aveva rinunciato agli agi, aveva rinunciato alla possibilità di una vita, diciamo, diversa e di dedicarsi completamente agli ultimi, insomma, no? Quindi a realizzare questa sua, chiamiamola, missione. Come dire, mi viene in mente, quello che dice Lacan, no? Il desiderio, no? Cos'è il desiderio, in psicanalisi, insomma, no? Per Lacan? Questa chiamata che si sente, cioè questo trovare dentro di noi una vocazione, ma non in senso cattolico, insomma, la necessità di realizzare il nostro ideale, la cosa per cui siamo chiamati nella vita, no? E realizzare se stesso vuol dire poi mettere in pratica questo ideale. E da cosa differisce realizzare il desiderio rispetto a quello che potrebbe significare realizzare il godimento, il godere di una cosa? Realizzare il desiderio vuol dire realizzare qualcosa che dà frutto, fare sì che il nostro desiderio fruttifichi, diventi utile agli altri, diventi un qualcosa di produttivo per la nostra esistenza, perché realizziamo quello per cui ci sentiamo portati, ma è un essere utile che dà frutto, mentre il godimento è qualcosa che rimane chiuso in se stesso, che ci isola dalla società o dal mondo e quindi ci rende sterili, ci rende inutili. No, desiderare vuol dire riconoscere una spinta ideale, istintuale, eccetera, verso qualcosa, una necessità, quindi, insomma, realizzando la quale la nostra vita produce un frutto. Ecco, e questo frutto rimane nel ricordo, come testimonia questo libro, di chi ha vissuto la scuola di Barbiana, ma anche di chi ha letto questo libro e di chi quindi ha potuto avere un modello, non soltanto ideale, ma anche pratico, realizzato, di scuola e quindi di una microsocietà alternativa in cui si lavorava, si studiava, in cui lo studio, il lavoro, il tempo erano un tutt'uno, insomma. Si creava una comunità in cui tutti erano allievi, ma anche maestri, in cui non c'erano distinzioni legate al sapere, ma in cui ognuno poteva avere una competenza e gli era riconosciuta una competenza e valeva per la competenza che aveva, in cui tutti potevano avere una competenza. L'aspetto culturale non era dissociato dalla vita pratica, dai momenti pratici, in cui la scuola non era un momento della vita, ma era la parte fondamentale della vita stessa dei ragazzini che hanno frequentato per oltre 10 anni questa scuola di Barbiana. Leggo dal libro. Don Lorenzo cerca Barbiana sulla carta geografica, ma non la trova. Capisce che quella località è niente. In quel niente veniva esiliato all'età di 31 anni. Mi raccomando, disse, non buttare via nulla perché lassù fa comodo tutto, anche un chiodo torto. Barbiana è nascosta sul fianco nord del Monte Giovi, sull'Appennino toscano, nel comune di Vicchio Mugello, il comune dove operava l'amico Don Renzo Rossi. Fu proprio a lui che la curia aveva chiesto di seguire la cura pastorale di quelle poche famiglie. Dopo che il vecchio priore, Don Torquato Mugnaini, si sarebbe trasferito in una parrocchia più grande e comoda nelle vicinanze di Firenze. È lo stesso Don Rossi a raccontarlo. Avrei dovuto andare io a Barbiana anziché Don Lorenzo. Nell'ottobre 1954 mi chiamò Monsignor Tirapani, vicario generale della diocesi di Firenze.
per comunicarmi che, appena il parroco di Barbiana, Don Torquato, fosse stato trasferito in un'altra parrocchia, io avrei dovuto prendere il suo posto. Siccome ormai erano rimasti pochi abitanti, avrei continuato a stare a Vicchio e la domenica avrei fatto servizio anche a Barbiana, oltre che a Rossoio, di cui ero parroco da anni. A metà novembre mi chiama Monsignor Tirapani per dirmi che non era più necessario che io mi occupassi di Barbiana, perché al mio posto ci sarebbe andato Don Milani. Gli fece osservare che non capivo come mai un prete come Don Milani dovesse fare il parroco fisso lassù, mentre fino a pochi giorni prima sarebbe bastato che io ci andassi a dir messa solo la domenica. Mi rispose che in quel momento non c'erano altre parrocchie adatte per Don Milani e che quella di Barbiana veniva lasciata aperta apposta per lui. Don Rossi sapeva bene cos'era Barbiana. Aveva capito che per Don Lorenzo era una bastonata durissima. E si affrettò a scrivere all'amico una seconda lettera per alleviare il suo dolore. La testimonianza però che ci lascia Don Milani è quella che anche dall'esilio, in un luogo che quasi non esiste, è possibile creare qualcosa di grande, se si crede in quello che si vuol fare. Poi ci vogliono anche delle figure speciali, insomma, non basta volere, no? Bisogna anche saper agire, bisogna anche saper agire di conseguenza, insomma, come lui è riuscito a fare. La domanda che io mi pongo è quanto hanno giocato i tempi e quanto questa intuizione che ha avuto di scrivere assieme con i suoi ragazzi, insomma, no? Di far pubblicare questa lettera a una professoressa sia stata fondamentale nel far sì che questa esperienza sia stata un'esperienza comune, pubblica, insomma, abbia fatto storia, sì, nel senso letterale della parola. Cioè, rovesciando la cosa, se Don Milani non avesse scritto, se non fosse uscita da quella scuola questa lettera, con questo linguaggio, con questo tono, in quel momento avremmo conosciuto l'esistenza di questa realtà o quante realtà come queste che non sono riuscite a trovare uno strumento per farsi conoscere sono passate inosservate. È stato unico Don Milani, oppure ci sono state altre figure, ci possono essere state altre figure che hanno fatto o hanno cercato di interpretare qualcosa di analogo, ma che non sono arrivate a mostrarsi come nei fatti poi si è mostrata quella scuola attraverso questa pubblicazione che ha reso universale questo messaggio. E poi quanto hanno giocato i tempi, cioè quanto questa cosa, per esempio, sia stata possibile in quel momento in cui c'era l'esigenza di pensare anche a un modello diverso di scuola, di realizzare la Costituzione, di dare spazio, mi ricordo anche così, no? Le 150 ore sindacali, di cercare di dare un contenuto nuovo a una scuola che era diventata vecchia. E quindi nuovi contenuti, nuove, come dire, nuove sperimentazioni. Mondo che era ancora un mondo contadino, un mondo fisso in cui la realtà, come dire, si trasmetteva simile di generazione in generazione. Mondo in cui molto difficile era elevarsi se non si accedeva all'istruzione, e di questo, insomma, anche la mia esperienza personale, no? È così. Cioè, se i miei genitori non mi avessero mandato a scuola, vivendo in un ambiente culturalmente deprivato, senza libri, senza niente, quale sarebbe stato il possibile futuro? Ci sarebbe stato modo di che la generazione dei figli potesse essere diversa, potesse vivere meglio rispetto alla generazione dei padri, cosa che magari adesso non è più. Però lo strumento che avevamo era la scuola, insomma, e quindi diciamo i tempi erano maturi per far sì che ci fosse una sperimentazione nell'ambito della scuola, e questa di Don Milani è stata una di queste sperimentazioni, insomma. Una sperimentazione che ha lasciato una traccia importante come modello. Io riflettevo anche che questa sperimentazione è stata possibile proprio in quei tempi perché non c'erano alternative in quella realtà.
E soprattutto Don Milani si è inventato una cosa che altrimenti non ci sarebbe stata e non ci sarebbe stato nient'altro al suo posto. Ha avuto la possibilità di gestirla in maniera totale, cioè ha avuto la possibilità di realizzare un progetto pur con tutti gli ostacoli esterni, ma gli ostacoli esterni possono anche servire per aumentare la coesione interna del piccolo gruppo, Don Milani e i suoi ragazzi. Ha avuto la possibilità di fare un'esperienza, un modello in cui lui e i suoi ragazzi erano la totalità, non c'erano altre figure se non quelle di una chiesa che non metteva, che cercava di ostacolare, di ostacolarlo in qualche modo, ma non c'erano altre interferenze, non doveva collaborare con altre figure in questo progetto se non le figure che erano all'interno della sua esperienza. E soprattutto questa realtà era una realtà che fino allora progrediva lentamente, era una realtà che cominciava in quel momento a cercare degli elementi di progresso, di cambiamento, ma fino allora si era trasmessa quasi uguale a se stessa. Quindi era il momento del cambiamento, in cui si provavano o si sperimentavano nuove possibilità. Come è successo un po' più tardi nel campo della psichiatria, per esempio, no? Con Basaglia, si è cercato di rivoluzionare un modo corrente di pensare, per esempio, al malato mentale, al manicomio. Ecco, era l'età delle sperimentazioni. E la sua è stata una sperimentazione efficace. Mi chiedo, questa esperienza sarebbe possibile realizzarla ancora adesso? Semplicemente contando sulla spinta ideale, sulla volontà come è stata quella di Don Milani, con i tempi che sono cambiati, con questa realtà che cambia in continuazione e con la tecnologia che in questo momento è presente, che quindi condiziona la realtà di tutti. C'è ancora la possibilità, e questa è una cosa che pongo alla discussione, su cui non ho una soluzione, ma c'è ancora lo spazio per una figura come Don Milani che voglia impegnare totalmente se stessa, in un progetto educativo, di realizzare qualcosa di simile a quello che ha fatto Don Milani a Barbiana, tenendo conto di come è organizzato e strutturato il mondo della scuola al giorno d'oggi e soprattutto con tutto quello che condiziona dall'esterno il mondo della scuola. Mi riferisco per esempio alla tecnologia, ai cellulari, agli iPad, al mondo di internet, a tutta una serie, a tutta una serie di componenti e al fatto che la scuola non è più strettamente collegata al mondo del lavoro come poteva esserlo allora e che una certa istruzione di base è possibile averla molto di più adesso dalle famiglie rispetto a una volta. Insomma, il mondo della scuola è cambiato. Volevo riprendere una vecchia riflessione che è questa, cioè due sono le missioni fondamentali della scuola, è quella di trasmettere un sapere, la cultura, insomma, no? La storia, la filosofia, la matematica, insomma, no? L'italiano, la lingua, di trasmettere un sapere che è simile, che si è tramandato, che è evoluto negli anni, lentamente. L'altra cosa nella scuola, quello che si richiede è quello di insegnare agli alunni, di aiutarli a vivere il contemporaneo, di inserirli a pieno titolo con la capacità di gestirsi, di conoscere, di sapere tutto quello che succede nel loro momento storico. Ma il contemporaneo ormai cambia con una rapidità eccezionale e spesso chi insegna non si è adattato completamente al contemporaneo e quindi fa fatica a viverlo come lo vive la popolazione che frequenta la scuola come studente, come allievo. Insomma. Lo iato io lo trovo in questa cosa qui, insomma, che la realtà si evolve in maniera tale che per quello che riguarda la capacità di viverla come presente, insomma, di inserirsi in questa realtà e quindi di usare la scuola come strumento per inserirsi e per capire, per conoscere la realtà del presente, qui la scuola ha un limite grosso attualmente e questo limite è anche dovuto
alla rapidità con cui i tempi cambiano e quindi una generazione già differisce dall'altra in maniera sostanziale nel modo di approcciarsi a questa realtà. E allora, domanda che lascio aperta, insomma, questa esperienza di Don Milani, questa modalità di far scuola, anche con personaggi, perché non penso che lui possa essere soltanto una persona unica, no? Mettiamo con persone che abbiano la stessa idealità di Don Milani, ai tempi d'oggi. Sarebbe ancora possibile realizzare un modello di scuola come questo, un'esperienza come questa che abbia questa risonanza? Ci sono ancora le premesse? Oppure quello è il frutto di un momento unico che c'è stato nella storia e che magari non si ripete? E allora, quali sono le cose che possiamo ereditare, che ci possano servire per applicarle nel modello della scuola di adesso. Cioè, se non possiamo realizzare più quel modello, ma magari forse possiamo anche realizzarlo, non so, ditemi voi. Quali sono gli elementi che possiamo astrarre da quel modello per cercare di metterli in pratica al giorno d'oggi? Realizzare una scuola che serva più nella vita pratica, che non sia una cosa astratta dalla vita. C'è questa possibilità? Oppure no, insomma, dobbiamo rassegnarsi al fatto che Don Milani appartiene alla storia.